Salve a tutti amici videoludici e benvenuti a questa nuova live per il canale Corso Videoludica, aka Corti Videogiochi sul canale Viola, ancora una volta con Aritim. Fatemi sistemare la chat perché mi sono scordato di riposizionarla nella giusta maniera. Dovrebbe andare bene, sì, ok, perfetto. Allora ragazzi, benvenuti e ben ritrovati, eccoci qua a giocare a Hades, questo bellissimo roguelike che ha vinto i Game Awards del 2020 o 2021, non me lo ricordo più a dire la verità quando è uscito esattamente questo gioco. Ma mi sa 2021, come minimo deve aver vinto i Game Awards del 2021 e a ben vedere secondo me l'ha vinti ragazzi. Io l'ho acquistato subito dopo aver visto i Game Awards dell'anno scorso, del 2022, in cui tra l'altro è stato annunciato il suo seguito, non so se è un sequel o un prequel a dire la verità. Comunque vedremo un nuovo personaggio con Hades 2, che a quanto pare dovrebbe essere la sorella di questo personaggio che vediamo nella copertina e che vediamo anche nello schermo. Sempre la figlia, penso, del dio dei morti, ovviamente, Ade, perché abbiamo a che fare con la mitologia greca. Sostanzialmente questo roguelike, ragazzi, si fonde sul fatto che noi siamo il figlio di Ade, ma vogliamo scappare dall'inferno stesso. Noi vogliamo evadere letteralmente. Per poterlo fare dovremo farci strada nei vari strati dell'Ade per riuscire a raggiungere la superficie. Non sarà affatto facile, il nostro caro papino ci invierà contro praticamente le schiere intere dell'inferno, chiamiamo l'inferno ma è l'Ade sostanzialmente, e incontreremo parecchi personaggi NPC con cui addirittura potremo comunque parlare in una sorta di hub centrale. E addirittura questo gioco, essendo un roguelike, appunto si fonda sul provare e riprovare all'infinito. La stessa morte, in realtà, è un sistema stesso all'interno del gioco importante. In realtà te puoi provare, se sei veramente bravo, raggiungere la fine, nel senso riuscire anche in una run a scappare, raggiungere la superficie, abbattere il boss finale, che sarebbe lo stesso Ade in persona. Però in realtà se vuoi vederti tutti i possibili finali, parlare con tutti gli NPC, sbloccare ogni singola cosa, ogni singolo trofeo, ogni segreto, devi giocarlo e rigiocarlo più volte, anche perché ogni volta che muori e ricominci da capo qualcosa cambia sostanzialmente, il modo in cui puoi anche parlare con alcuni NPC, appunto, ogni volta che parli con loro e gli fai dei doni, perché c'è questa cosa, questa meccanica di donare agli NPC oggetti specifici, diciamo, in alcuni casi, per cui quindi sblocchi conversazioni e il rapporto con questi NPC sostanzialmente. È molto carino, sia a livello estetico, mi piace, e anche il gioco, un classico appunto roguelike asimmetrico in cui il personaggio si muove in un ambiente di gioco, passi da una zona all'altra, molto difficile perché ogni nemico deve essere affrontato in una determinata maniera. Ci sono varie tipologie di armi che io ho già sbloccato, non al 100%, cioè non l'ho potenziate tutte al 100%, ci sono delle tipologie di armi che preferisco rispetto ad altre, ma le vedremo man mano, piano piano ragazzi. Ora noi ci facciamo una run tranquilla, sicuramente, poi tra l'altro da parecchio che non ci torno morirò quasi subito, quindi ci devo anche riprendere la mano. Ma devo ammettere che questo gioco dei Super Giant Games è veramente, veramente bello, ve lo consiglio caldamente ragazzi, in virtù poi del fatto che è stato annunciato il nuovo gioco Hades 2, che vedrà appunto un nuovo protagonista, che appunto da quel che ho capito io a grande linea dovrebbe essere, io suppongo sia la sorella di questo personaggio, di la verità, perché nel trailer di presentazione, bellissimo tra l'altro il classico trailer animato con questo stile di disegno, diciamo con questo stile di animazione mista a classiche scenette di gameplay tipiche del gioco Hades, mi ha veramente garbato e non mi ricordo come la chiamavano il personaggio in questione nel trailer, però diceva padre, sto venendo a tipo a salvarti padre o qualcosa del genere, perché da quello che vediamo c'è questa entità che dovrebbe essere Ade stesso, che in qualche modo è stato incatenato, io almeno l'ho capito in questa maniera, Ade magari è stato incatenato, imprigionato, questa volta invece di scappare dovremmo raggiungerlo in qualche maniera dove si trova e liberarlo, il fulcro è quello. E quindi l'ho provato, mi è garbato veramente veramente parecchio, è da un po' che non ci ritorno, quindi appunto farò figure barbine sicuro come la morte. Meno male ragazzi che il problema principale che c'è stato tra ieri e l'altro è rientrato, ovviamente saprete che mi riferisco all'attacco hacker, che non è riguardante solo l'Italia, parecchie parti d'Italia, più che altro per quanto riguarda la linea fissa, il wifi, linea fissa, dava praticamente era offline, non funzionava quasi niente, poche volte funzionava YouTube ma non potevo entrare in qualunque altro sito era irraggiungibile.
Fortunatamente invece nel mio caso io sarò stato uno dei pochi che ha avuto invece non problemi per quanto riguarda la linea su cellulare, che funzionava fortunatamente in quel caso. Ma a parte quello, meno male che è successo nel pomeriggio. Io ieri mattina, che oggi è lunedì mattina ragazzi, cioè lunedì pomeriggio, ieri che era domenica, in mattinata ho fatto una live molto rapida sulla reaction a un nuovo gameplay di Resident Evil 4 Remake. E se non l'avete visto, andatevelo a recuperare, ragazzi. Si tratta di un gameplay di 12 minuti, sostanzialmente del capitolo 5 all'interno del gioco Resident Evil 4, in cui vediamo nuove fasi di gameplay, nuovi approcci di gameplay, alcuni nuovi personaggi nuovi, alcuni vecchi nuovi personaggi come l'hanno rappresentati all'interno di questo nuovo remake del gioco di Capcom. Bello, veramente bello. Vi consiglio di andarvelo a rivedere o comunque recuperatevi il gameplay effettivo, che penso che prima o poi mostreranno anche un gameplay, o quello stesso gameplay verrà mostrato anche qui da noi. Però per ora lo trovate sul canale ufficiale di YouTube Game Informer, perché sono loro che hanno pubblicato quel gameplay esclusivo di cui hanno trattato loro, per l'appunto, per la stampa internazionale, diciamo. Per quanto riguarda la stampa del settore videogame qui da noi, canali come Multiplayer e EveryEye ancora non hanno trattato i nuovi gameplay di Resident Evil, però hanno trattato la questione sempre del nuovo gameplay. Hanno prodotto video che vi spiegano le novità del gameplay, e ce ne sono veramente succose, belle. Anche quel remake di Resident Evil 4, ragazzi, sembra promettere veramente bene, ma veramente, dopo lo straordinario remake di Dead Space, io non vedo l'ora che arrivino. Sicuramente Emotive, ragazzi, sarà motivato da fare altri remake degli altri capitoli della saga, il 2 e il 3. E io spero anche in un futuro quarto capitolo, se effettivamente saranno questi i loro piani. A meno che non facciano un remake del 2, poi fanno il remake del 3, che però avrà una sua vera conclusione, quindi una vera trilogia senza dover aggiungere un ulteriore nuovo capitolo. Poi questo si vedrà ovviamente, ma io spero ovviamente che Electronic Arts Motive faccia i remake di tutta la nuova di questa nuova vecchia saga dei Dead Space. Detto questo, anche appunto Resident Evil 4 sembra promettere veramente bene, ragazzi. Andatevi a informare sulle novità del gameplay, su tutto quello che potremmo già avere informazioni sul trovare nel gioco, che uscirà comunque a marzo, uscirà sostanzialmente. Intanto godiamoci questo gameplay di Hades. Sì, lo so, proprio oggi in realtà, ragazzi, sarebbe stato bello se fosse stato possibile portarvi un altro gioco di cui tanto si vociferava negli ultimi tempi, che ha fatto tanto chiacchierare di sé, nel bene o nel male. Io sono uno di quelli che sta dalla parte, ragazzi, del bene, si potrebbe dire. No, vabbè, no, su questo non ci rimetto parola, ragazzi. Sapete, no, Hogwarts Legacy, che ha fatto tanto parlare di sé, sicuramente un gioco fatto per i fan, sicuramente adorato dalla massa dei fan che adorano il mondo di Harry Potter, criticato tanto da altre persone per commenti fatti dall'autrice dell'opera originale, la Rowling, per le sue posizioni su certe cose di cui non voglio parlare qui e di cui non posso neanche mettermi a parlare, perché appunto io metto le mani avanti. È giusto, certe cause sono veramente giuste, se hanno un filo logico, ovviamente, ma io personalmente dirò solo questo: il gioco non c'entra nulla con l'autrice dei libri, ok? Così come i film non c'entrano quasi nulla con l'autrice dei libri. Poi, tra l'altro, di questo gioco, personalmente, io credo, cioè da quel che so io, non dovrebbe neanche essere stata interpellata la Rowling. Ragazzi, il gioco è il gioco e non c'entra nulla, per quanto abbia tratto ispirazione dalle opere originali, più che i film, e anche i film, scusate, ho alzato troppo la voce, anche i film, ma ovviamente di più i libri, ok? Ma opera e autrice, cerchiamo di separarle, ok? Perché non è che solo perché adesso l'autrice, magari un tempo non era così, poi ha preso delle brutte posizioni, ok? E ha delle idee un pochino stranotte, veramente, ok, va bene, mettiamole in questa maniera molto semplicistica, però improvvisamente solo per questo, ok, puoi avercela con l'autrice, ma non è che improvvisamente devi odiare l'opera per questo, no? Così come qualunque altra opera collaterale. Il videogioco dei Warner Bros., quello che è, non c'entra nulla con l'autrice, non c'entra nulla per quella faccenda, è un videogioco, ragazzi. Dobbiamo vederlo per quello che è, un videogioco. La gente lo può acquistare come non lo può acquistare. Ok? Se gli piace quel genere, se gli piace il gioco, lo acquisti, punto. Non deve centrarci la politica in quel caso, non deve centrarci nulla di quello, perché non ha senso, secondo me. Ok? Poi ognuno ha le sue posizioni, giuste o sbagliate che siano,
causa giustissima, sinceramente parlando, lo riconosco, è una causa giusta quella per cui certa gente si batte, ok? Le persone si battono per delle cause anche giuste, ma questa secondo me esula dalla faccenda. Perché boicottare un gioco però solo perché l'autrice di quell'opera ha detto, fatto, twittato quello che è quella cosa lì, ok? Cosa c'entra il gioco? Il gioco non c'entra nulla, non credo neanche che sia stata interpellata per quel gioco, quindi ok? Va bene, detto questo ragazzi, aperta e chiusa parentesi, basta, godiamoci Hades. Io mi sarebbe piaciuto già portarvi Hogwarts Legacy, ovviamente dovrò aspettare il 10, perché il 10 esce, quindi poi lo acquisterò ovviamente e vi farò comunque un one shot anche di quello, sicuro. Tra l'altro non è che, no, mi ero già iscritto tempo addietro, solo che è da parecchio che non ci tornavo. Io farò, non so se lo sapete, no, probabilmente chi lo sta giocando lo sa, chi ancora non l'ha giocato forse non lo sa. Se avete un account with Zangir World, sappiate che una volta fatta la classica quiz per capire a quale casa appartenete, poi il vostro patronus e quale bacchetta possedete, sappiate che potete collegare l'account di Wizard World al gioco una volta che l'avrete scaricato. E quando sarete entrati in gioco potete collegare i due account. In questo modo trasferirete i dati del vostro personaggio su Wizard World sul gioco stesso. Quindi sostanzialmente creerete il personaggio da zero, però avrete le caratteristiche del subito della casa a cui appartenete. Io ad esempio, facendo il quiz, sono risultato un tassofrasso. Usiamo il termine moderno, anche se io preferisco il termine tasso rosso. Io sarei tasso rosso, con il patronus addirittura che è un stallone bianco, perché è chiamato così, un cavallo bianco, uno stallone bianco, e poi dopo la bacchetta, devo un po' rivederla, la bacchetta è troppo lunga, ha tante caratteristiche, del tipo, non mi ricordo il termine inglese, ho capito, wind mi sembra che aveva detto, una cosa del genere. Aspettate, sono un po' curioso, aspettate un attimo, adesso sono curioso, vado a vedere un po'. Ecco qua, Wizangir World. Vado sul sito ufficiale. Fammi andare sul mio profilo. Eccolo qua. La bacchetta è Vine. Vine Wood. Vediamo un po' di tradurlo, perché sinceramente legno di cosa? Legno di cosa? Vine in inglese significa di vite. No, che è? Ok, sì, vite, sì, ok, legno di vite, sostanzialmente, quella dei vigneti, legno di vite con cuore di drago, cuore di corda di drago, no, corda di cuore di drago, com'è che diceva, sì, insomma, drago, poi questa lunghezza, vediamo un po' questo, come lo posso tradurre, perché queste sono, ecco qua, lunghezza 10, 10 e mezzo, ma non mi ricordo adesso la lunghezza nel senso di cose, di bacchette del mondo di Harry Potter. Vediamo un po'. Lunghezza bacchette. Lunghezza bacchetta Harry Potter. Eccolo qua. La bacchetta ha una lunghezza di 2 pollici. Ok, 10 pollici e mezzo. Ecco cos'era. Quindi ho corda di drago. Cuore di drago, insomma, il cuore, cioè il nucleo è di drago. Dragon, quindi probabilmente cuore di drago, quella roba lì. Il legno è quello di vite, 10 pollici e mezzo, solid flexibility, quindi abbastanza flessibile ma resistente, sostanzialmente questa è la caratteristica generale della mia bacchetta. Quindi siccome io ho questo account con queste caratteristiche, tasso rosso, stallone bianco come patronus e appunto bacchetta in vite con cuore di drago, 10 pollici, questo verrà trasferito, quando creerò il personaggio, verrà trasferito direttamente nel gioco. Ed è una cosetta carina. Comunque chi non ha effettuato un account in quella maniera non è un problema, perché comunque nel gioco ci sarà lo smistamento delle case ad opera del cappello, poi da Ollivander sarà possibile selezionare le caratteristiche, tu potrai scegliere le tue caratteristiche per la bacchetta. In questo caso però è in base a un test che ho già fatto su account di Wizard World e verrà trasferito queste caratteristiche. Sarà molto carina come cosa in effetti, non vedo l'ora di provarlo con voi. Ora, detto questo, qui funziona tutto bene, credo, se non mi sbaglio, fatemi vedere. Funziona tutto? Sì, ok. Audio del gioco c'è. Sì, c'è, perfetto. L'audio del gioco, audio desktop, è stato catturato, mi sembra.
non vorrei sbagliarmi, fatemi andare a vedere le impostazioni, non vorrei che... Sì, il microfono è stato è acceso e funziona, così come anche tutto il resto. Ok, audio desktop, altoparlanti wireless, ok, il microfono a una mic, perfetto, perfetto, vai. Tutto pronto, tutto selezionato, ragazzi. Andiamo direttamente alla schermata allora del gioco. Come al solito fatemi passare dall'HDMI 1 all'HDMI 2. Ed eccoci qua. Allora, come si chiamava il personaggio principale? Qui all'interno della confezione, per questo è il videogioco versione PS5 ovviamente, abbiamo una piccola... eccolo qua. Un piccolo libricino che descrive brevemente, più che altro presenta l'artwork dei personaggi, che sono gli dei e altri NPC che troviamo nell'Ade, col nome anche dei vari personaggi, compendio dei personaggi. Il personaggio in questione è il figlio, principe dell'oltretomba, figlio di Ade, Zagreus, ecco come si chiama. Poi abbiamo ovviamente Ade, dio dei defunti, Nyx, incarnazione della notte, Dusa, che viene abbreviazione di Medusa probabilmente, Gorgone di servizio, Megera, non mi ricordo come si pronuncia il suo nome, prima tra le tre furie, Cerberus, il mastino infernale, Skelly, fantoccio d'allenamento, Achilles, eroe dimenticato, l'eroe Achille, no? Patroclus, guerriero caduto, Orfeus, musico di corte, Euridice, musa spensierata, Caronte, Caron, traghettatore dell'ostige, Sisyphus, anima dannata, Alecto, tormentatrice di passioni, che è un'altra delle tre furie, e Tisifone, tormentatrice di assassini, che è un'altra delle tre furie sostanzialmente, Teseus, eroe di Atene, Asterius, toro di Minosse, poi abbiamo Zeus, sovrano dell'Olimpo, Poseidon, dio dei mari, Atena, della saggetta, della saggezza, Ares, dio della guerra, e Afrodite, dea dell'amore, Dionisus, dio dell'ebbrezza, Artemis, dea della caccia, Hermes, dio della... l'estanza, della velocità, vabbè, Demeter, dea delle stagioni, Chaos, Demirgu primigenio, questa è una sorta di altra entità cosmica, qualcosa del genere. Comunque devo ammettere che lo trovavo sempre molto divertente questo gioco. Allora, attualmente sì, in realtà posizione campi Elisi, perché ero arrivato fino a lì sostanzialmente nell'ultima run che ho provato a fare, tentativi di fuga 21, attualmente ho ottenuto 2105, queste sono tenebra totale, sarebbero queste pietruzze che servono come mezzo per acquistare oggetti, diciamo, è la valuta. L'ultima volta che ci ho giocato è il 16 dicembre, figuratevi, quindi ne è passato un po' di tempo. Quindi non inizieremo neanche dall'inizio, ragazzi, eh. The enshrouded river of forgetfulness, Lethe, flows through the hallowed chambers of Elysium, numbing old pains and memories of the most noble shades residing there. I'll have to give them new pains. Dovrò dargli i ricordi rosi tutti nuovi, allora. Ah, ok. Devo un po' rivedermi. In questo momento sto usando un'arma da distanza. Bellissimo. Vedete, ci sono dei posti specifici in cui possiamo ammirare alla distanza questo mondo. Bellissimo questo. Questi sono i campi Elisi. Lucky find. Ok. Dobbiamo scegliere una via per ottenere delle abilità specifiche. Per esempio, questa, vai. Quello è il simbolo del dio della velocità. Bright sword. Good. Ora sto giocando a livello basilissimo, ragazzi, perché... perché in questo momento purtroppo non mi ricordo niente. Infatti sto subendo tantissimo. Attenzione. Aia! Accidenti. Ho subito troppi danni comunque.
Perché sono distratto, ragazzi. Non mi ricordo niente. Dovrei riniziare da capo per capire bene. Devo imparare a evitare di più i colpi. Ancora? Ok, questa è una mossa speciale che fa parecchio danno, infatti. Ogni arma ha una mossa di base, in questo caso essendo sparo e basta, che però è stata mista anche a delle abilità uniche che ci sono stati forniti dagli dei, sostanzialmente. Avanzando, infatti, all'interno di questi dungeon, ragazzi, otteniamo abilità. Potrei offrirgli, per esempio, vedete, un oggetto per potenziarci. Nobile Hermes, ti prego di accettare questo piccolo pegno della mia stima. Sono grato che tu mi tenga sempre sull'attenti. Oh, gran bel gesto da parte tua, darmi una mancia, capo. Fatti dare una dritta in cambio. Non essere lento, magari questo può aiutare. Ma va? Nuovo memento, più malucente. Meglio di così. Allora, cosa potrei ottenere? Scegli un'opzione, dono di Hermes, schivata rapida, hai una possibilità di schivare automaticamente quando vieni colpito, favore frettoloso, riflessi insuperabili, puoi scattare più volte di seguito. Voglio una percentuale, dai. Profezia palesata, dice. Poi, un dono da parte di Poseidone. Sì, vai. Otteniamo un'altra abilità. O potenziamo alcuni di quelli che già possediamo. Aio, ci sono anche trappole, mi ero scordato. Perfetto. Però abbiamo subito troppo. Non vorrei invocare gli dei in questo momento, però ci proviamoci, ah! Oh. Abbiamo subito troppo! Ok, l'aiuto degli dei ci è servito in qualche maniera, però abbiamo subito troppo! Le ho finite! Ok. Perfetto. Olimpo, accetto questo messaggio. Vediamo. Lancio, premi cerchio per un potente attacco a distanza. Recupera per continuare a usarlo. Il tuo lancio danneggia i nemici in un'area e li sbalza via. I tuoi doni che sbalzano via i nemici infliggono annegamento. Le camere che contengono questi oggetti offrono ricompense maggiori. Facciamo questo, vai. Spendiamo in questo pozzo di Caronte per riottenere qualche aiuto. Tanto abbiamo abbastanza soldini da spendere, diciamo. Vediamo un po'. Passivo infligge 50% danni a attaccando i nemici alle spalle, infligge 50% danni col primo attacco contro ogni nemico. Questo potrebbe esserci utile, però questo, dai. In realtà tutti possiamo prendere. Vai. Perfetto. Ne valsa la pena. Possiamo prendere tutti e tre, non solo uno. Assolutamente questo, tanto è l'unico. Questo fa i danni. Attenzione, questi sono speciali.
Mossa. Questa abilità, se potenziata nella giusta maniera, è veramente utile. Tra l'altro avevo anche un potenziamento, anzi un dono, che sostanzialmente quando sparo, l'ho ottenuto da Poseidone, credo. Io sparo ma non colpisce davanti a me, colpisce seguendo il bersaglio. Quindi può curvare, il proiettile in questo caso curva, seguendo il nemico. Aio! Meno male che avevo... Ecco, sono sfuggito alla morte, però ho sprecato. Devo cercare... Devo rimparare a evitare di più i colpi. E sfruttare magari anche l'ambiente, perché ci sono varie trappole che si possono usare a proprio vantaggio. Eccoli tornati. Eccoli. Perfetto. Visto, esploso. Quelle uova sono tipo delle trappole. Aio. L'abilità del dio è quella... Com'è che si chiama? Il dio ubriacone. Non mi ricordo come si chiama. Dioniso, se non mi sbaglio, sì. Bene. La mia vitalità è aumentata di 25 in più punti. Da chi posso andare? Facciamo questo, vai. Nuovo personaggio? Questo è nuovo. Ma guarda un po', procedi pure, straniero. Là fuori è pieno di anime. Questi NPC si possono trovare casualmente all'interno dei dungeon, ragazzi, sostanzialmente. Non sono di passaggio. Tu mi sembri meno battagliero degli altri. Posso chiedere il tuo nome, signore? Io sono Zagreus. Un dono? Ok. L'ombra ti offre una scelta fra oggetti pregiati. Bacio dello Stige. Qualità oro. Ripristina tutte le occasioni di fuga della morte. Ripristina 30% al tuo ingresso. Nelle prossime 5 camere. Per 10 incontri il tuo attacco infligge 60% danni. Questo. Perfetto, così ho ripristinato. Vediamo un po'. Eccolo qua, questo è Patroclo. Patroclo, quindi è così che si chiama. Vedete? Ha quei simboli dei cuori rappresentano i doni che gli abbiamo dato o non dato. Ci sono alcuni personaggi che li hanno ricevuti e altri di no per niente. Piano piano li dovrò dare a tutti quanti. Queste sono le varie zone che abbiamo visitato. E ogni volta che visitiamo l'area scopriamo sempre qualcosa in più. Tipo dimora di Hades, scorre di più accedendo a quest'area. 50 volte, 50 volte, 7, siamo a 7 volte, 15 volte, 20 volte e via così. Le armi infernali, vedete? Questa l'ho completata. Scopri di più battendo i nemici con magli gemelli. Ancora 44 volte devo abbatterli. Questo con 90, questo con 287. Voce completata. Lama dello Stige. Insomma, ci sono tante cosette da sbloccare. Artefatti. Ancora da scoprire, ce ne sono. Ancora? Ancora da svelare. ancora da svelare. Ok. Divinità. Questa è la lista dei doni per ciascuno.
interessante però, dai. Allora, adesso procediamo di qua. Oh, oh, oh. Ma guarda un po', ora affrontiamo lui da solo. Ha incontrato Sua Maestà il Campione. Vediamo se hai la stoffa per affrontarlo di nuovo. You mean face both of you together, which doesn't seem particularly fair. Life isn't particularly fair, short one. A volte dobbiamo affrontare lui insieme all'altro tizio, ragazzi. Ma è tosto, questo è uno dei boss fight, almeno per me, più difficili. È tostissimo questo. Sono abbastanza vicino. Oh, oh, oh. E lasciami in pace. Ecco, mi sono fatto beccare. Non devo mai stare fermo, devo continuamente muovermi. L'ho schivato perché si è attivata quell'abilità. Giusto, si è attivata l'abilità che ho un 10% di possibilità di schivare un attacco automaticamente. Visto che può essere utile. Questo invece non l'ho evitato, purtroppo. Se colpisco alle spalle, tra l'altro, gli faccio più danni. Dannazione. Non posso ancora attivarlo, l'abilità. Ah, peccato! Però sono sfuggito alla morte. Perfetto. Ed è riuscito comunque a beccarmi, Dai, dai, dai. Purtroppo questa tecnica è inutile quando mi viene contro. No! Accidenti. Ok, dai, 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 dai. Questa è nuova. Pensavo di doverla battere per forza. Si è ritirato. Però l'ho sconfitto, dai. Doni di Demetra, la dea della stagione. Raggio cristallino. Il tuo lancio è un cristallo che emette un raggio verso i nemici per 5 secondi. Scatto di maestrella. Versione epica, tra l'altro. Il tuo scatto scaglia una folata che raggela i nemici. Oppure quando non hai il lancio, subisci il 10% di danni in meno e ne infliggi di più. Però questo, dai. Ecco cosa intendeva con un raggio davanti a me quando schivo. Però se gli vado contro di faccia, non devo andargli incontro di faccia. Al massimo colpisce quelli di fronte a me. Ma subisco troppi danni così, dannazione. Ok, attenzione. No! Mi ha colpito di striscio.
dai. Perfetto. Ottimo. Posso fare qualcosa? Passivo, il tuo lancio infligge 50 danni in più, 20% velocità di movimento. Ottenere un po' di velocità potrebbe tornarci comodo, dai. E vabbè, anche questo, passivo. Tanto sono passivi. Hanno una durata breve. Quale di questi? Zeus, dono, oppure aumento della vita? Aumento della vita, che male mai fa. Perfetto. May I help you? Ecco cosa fa però. Ora capisco meglio questa cosa, vedete, le congela, li rallenta questa tecnica, è molto utile. Ci sono delle combinazioni secondo me molto più vincenti rispetto ad altre, Bisogna anche avere un po' di fortuna nel beccare i doni giusti e poi fare le giuste combinazioni, ovviamente. Dai. Sai cosa mi ci vorrebbe? Ci vorrebbe l'abilità che, seppur sacrificando di sparare a ripetizione, non si scarica mai. Tipo, posso sparare all'infinito, ma a un massimo di raffiche. Secondo me è un giusto compromesso, sarebbe. D'altra parte posso compensare la ricarica spostandomi velocemente. Per questo ho scelto l'abilità di muovermi anche col 10% in più di velocità. Boom! Perfetto! Ottimo. 25 punti in più. Quindi una chiave che sblocca o soldi, diciamo. La chiave. Anche le chiavi sono molto utili. Oh oh oh, accidenti. Questi sono tosti, più che altro perché sparano a raffica. Devo eliminarli il più velocemente possibile. Attenzione. Ci sono pure le trappole. Perfetto. Fortunatamente possono essere eliminati queste. Anche se quando ci lanciano appunto questi globi viola, i globi li possiamo distruggere. Accidenti. Via, via. Perfetto. Chiave presa. Qui cosa abbiamo? Ah, posso vendere addirittura, giusto, per riguadagnare soldi. Ma no, non voglio vendere niente. Ok, vai, il dono di Demetra, potenziamolo o acquisiamo qualcosa di nuovo magari.
In the name of Hades. Allora, applichi a 10 unità di gelo causando un'esplosione che rimuove l'effetto. Ah, sì, vai. Tante anime dannate. C'è qualche oggetto che possiamo leggere, qualcosa di speciale. A volte ci conviene guardarci attorno. Parrebbe che qui non ci sia nulla di... ma nulla di utile. Allora, di qua. Oia! No, scommettiamo che qui adesso ci muoio, ragazzi. Teseo, parla per te, Asterio. Per quanto mi guarda, non serbo che disprezzo per questo infame demonio e i suoi sliati sotterfugi, certo. Aia, guarda, subito, eh. Quello attacca da vicino e quello a distanza. Fastidiosissimo. È riuscito comunque a farmi male, eh. Niente. Sfuggito alla morte perché sì, però... Aie! Accidenti! Ah! No, non ce la faremo mai, ragazzi, perché ci stanno... ci sta ferendo troppo. Sono entrambi super potentissimi, purtroppo. Ebbene, uno è andato. No, forse no, come non detto, ha attivato un'abilità. Aiaiaia, via, 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 via. Aia! No! Peccato, ragazzi! Questi due sono sempre stati molto tosti. Però vedi? Blasted Ghost Minotaur. Siamo tornati qua. La dimora di Ade. Conversiamo. Ipnos, Ipnos, incarnazione del sonno. But you might just have a chance to get the Minotaur's autograph from me if maybe you ask nice or something. No. Voce completata, ottimo. To suffer such indignity for my own kin. Viziamolo. Mm. Oh, please. Bello, spero di non averti scomodato troppo con tutte quelle visite al tempio di recente. Di un po', come torni a casa ogni volta? Caronte gli dà un passaggio? Dai, la domanda che il principe rivolge al guardiano delle porte infernali, ben sapendo che il mostro ha tre teste, come chiunque dotato di buon senso, si tiene ben alla larga dal nocchiero delle ostige. Just kidding, boy. You have been keeping our contractor rather busy, I must say. Commissioning these frivolous projects around the house with the wealth you wrest from my domain.
What are you hoping to achieve? Oh, you know, just giving back to the community. Figure if I'm to keep getting dragged back here, it might as well be somewhat livable. Giusto. Livable. Vivibile. Al mio ultimo controllo, rendere vivibile l'oltretomba non era tra le nostre priorità. Faccia tosta a parte e ricordati a chi appartiene questa dimora. Whose house this is? Well aware, thanks. Oh, guarda un po' chi c'è. You appear to have grown stronger since when we last interacted. Figlio adottato, tra l'altro. Figlio mio, si direbbe grazie allo specchio delle tue stanze. Ma ovviamente il vero merito è soltanto tuo. Giusto, c'è un sistema di potenziamento. Oh! Dusa! Until next time. Qui possiamo. Mediatore reietto. La fuga dall'Averno non è l'oggetto. Non è oggetto di negoziati. Fortunatamente altre cose lo sono. In base a ciò che vendiamo, possiamo ottenere altre cosette utili. Ambrosia. Per conoscenze intime, articoli speciali o scambi commerciali. Però per ottenere questo servono almeno due diamanti. Per ottenere i diamanti servono il nettare. Per ottenere il nettare serve la chiave. Per la chiave possiamo ottenerne una. Ecco qua. Così ne abbiamo sette. Tu hai qualcosa da dirmi? Qui non abbiamo nulla con cui interagire. Thanatos Desert again. Thanatos colpisce ancora. Quello è tipo il poster, la foto che rappresenta tipo il un tizio del mese, una cosa del genere. Musica da camera. Possiamo decorare coi soldi che otteniamo. Sala comune, non abbiamo abbastanza però per addobbare tutte queste cose. La musica da corte si ottengono con i diamanti. Qui c'è qualcun altro? Sì. Orfeo, ecco dove ti sei spostato. A parlare con Achille. Achille, lei è fin troppo modesto per un uomo con tante eroiche imprese e gloriose decapitazioni al proprio attivo. Dovrebbe prendere ad esempio l'idole superba di Zacreus e vantarsene di più. Oh, fear not, Orpheus. I was quite boastful of my day. Oh. Would you look at where it got me? Besides, I've not the imagination to come up with tales as tall as those of our Prince Zagreus. What can I say? I try. A proposito, mi sono accorto probabilmente, scusate un attimo, devo tornare alla schermata OBS, che non ho sistemato, non che sia brutta, anzi, cioè, ora come ora, per come c'è la luce e quant'altro, va benissimo così, tutto sommato. Non penso di aver bisogno di cambiare la webcam. Però di solito cerco di riconfigurare il video ogni volta. Tipo mettiamo a 5, da, di esposizione. E aumentiamo il guadagno. Un pochettino così, dai. Oh, ok. Vai. Godiamoci questa... miglioramento generale, più o meno. E ora torniamo alla schermata HDMI 2. Scusate, come al solito, il perdita di segnale. Tanto dovrebbe tornare a momenti, spero. Sì, perfetto. Qui cosa c'è? Tutto bene, ombre? Il mio unico rimpianto è non aver imparato a schivare le lance. Per ora questo è inaccessibile, d'accordo. Anche le anime perdute, vedete, conversano. E ci sono molte cose che ancora non abbiamo. If I sit down, I won't want to get back up.
Ci sono zone che proprio dobbiamo ancora aprire il tutto. Con lui ho già parlato. Qui non c'è altro da fare. Andiamo nelle nostre stanze. C'è niente qui che possiamo fare? No, riposarmi no. Tentativi di fuga 21, in realtà sarebbero già 22. Posso aumentare qualcosa, forse? Sì. Task capienti, dai. Fuga dalla morte, dobbiamo aumentarlo di numero, però ce ne servono 1000. E devo anche sbloccare i talenti con le chiavi. Vedete, più talenti sblocchiamo, più chiavi dobbiamo usare. Quindi, siccome non ho... Voglio vendere però le chiavi per il nettare. Va bene. Potrei offrire qualcosa a loro? Addirittura a lui posso offrire qualcosa. Da Achille posso... No, da Achille non posso offrire nulla in questo momento. Va bene. Posso offrire a lui? Voglio offrire a lei, dai. Your kindness toward me is unnecessary, child. You know I have no expectation of such gifts from you or anyone. I think of you always, Nix. Sempre nei miei pensieri, Nix. Mi hai cresciuto come un figlio e te ne sono sempre grato. Well, next. Aggiornamento. Voilà. Più converserò, più farò doni, più sbloccherò robe. Hey room, I'm back. Ok, riprocediamo ragazzi, riproviamo da capo. What's going on, Skelly? Less yak and more smacking, boyo. Now come on. Per ora ho scelto questo. Svela. Let me see you now for what you truly are. Nothing. Potrei potenziare qualcosina, forse. No? Non po- ah, no, no, non posso potenziare niente perché non posso, semplicemente. Yeah, that's it. Ok. Distruggiamolo di nuovo. Tanto torna in vita. Un altro giro. I can do this. I can do this. Posso farcela. Posso farcela. Scappare dall'Ade? La vedo dura, ragazzo. New keepsake. Un nuovo memento. Cosa fa questo? Piuma lucente. Guadagna un più per cento probabilità di schivare e velocità di movimento per ogni incontro concluso entro il tempo limite. Supera 25 incontri per salire di grado. Qual è che io avevo equipaggiato? Vediamo un po', Allora, supera, allora, aggiungi 25 alla tua vita totale? No. Subisci meno 20% danni da davanti, ma più 10 colpiti alle spalle. Infligge 15% danni quando colpisci un nemico per la prima volta in seguito alle spalle. Posso equipaggiarle solo uno per volta. Gli articoli del Pozzo Caronte durano 6 incontri in più. Ricevi 100 monete da spendere al tuo piacimento una volta per tentativo di fuga. Ok. Keepsakes hold power.
Infliggi 20, cioè 20% danni quando hai meno 35% di vita. Infliggi 10% danni ai nemici distanti. Dente fortunato. Questo però è già al 100%. Vedi, ripristina automaticamente fino a 100 quando la tua vita è esaurita. Una volta per tentativo di fuga. È difficile, eh? Il prossimo dono che otterrai farà parte... Che sarà da parte di Ares. I suoi doni hanno il 10% di probabilità di essere tipo raro superiore. Quindi se incontri il prossimo dono che otterrai sarà da parte di Ares. I suoi doni saranno il 10% di probabilità in più di essere rari. Accedi alle porte del caos senza perdere i cuori. È un'ottima cosa. Però... No. Quando affronti il boss di ogni regione infernale subisci 0 danni dai primi 3 attacchi nemici. Voglio aumentare qualcos'altro. Facciamo questo, vai. 20% di danni quando ho meno 35% di vita. E potrei decidere di prendermi questa. Mi piace la lancia. Anche perché sparo e ritorna indietro e colpisce 2 volte, quindi. Continuiamo a ucciderlo un po' perché mi sembra di ricordare che uccidendolo 8 volte si sblocca un trofeo. Torna. 1, 2, 3, 4 lanci. No, no, fino a 3 lanci attualmente ho a disposizione. Queste gemme strane rosse sostanzialmente riottenibili solo dopo aver ucciso il nemico, però. Perfetto, dai. Poi lanci l'arma che non ritorna subito da te, e devi ripremere il tasto triangolo. Mi ricordo qualcosa. God of War ha influenzato, sicuro. Quante ne mancano ancora? Devo ucciderlo ancora un altro po', dai. Sorgo alla vita, bimbo, eh. È letteralmente carino poi le posizioni che assume, eh. È letteralmente un pupazzo per malmenare. Sono vivo! Sgomento! Dai, dai, ancora un altro po'. Devo anche pulire. Quanta roba c'è da fare tra il potenziamento delle singole armi, e ce ne vuole per potenziarle, e devi giocare e rigiocarlo all'infinito, ragazzi. Non c'è altra soluzione. E avete visto che può essere anche tosta, comunque. Manca ancora, dai, che l'avevo già cominciato a uccidere un po', ma mi sembra di ricordare che c'era un tot numero di uccisioni per sbloccare un trofeo segreto, diciamo. O potrei anche sbagliarmi, eh. L'ultima volta e poi procediamo, se no stiamo solo perdendo tempo. Che già che ci sono potrei semmai provare... Ecco, tipo questo, toh. Oh, stermina scheletri? Ho sbloccato il trofeo allora, buono! I'm here. I am slain.
Abbiamo lo scudo di Capitan America adesso. Non fa particolari danni, eh. Voglio però provarlo, perché comunque ci permette di ottenere il 20% in più di quelle gemme. Ok, basta così. Ready as I'll ever be. Ah, Dioniso subito, eh. Va bene, dai. Non è dei miei preferiti, Dioniso, eh. Quel tuo oltretomba è un vero e proprio inferno, eh, Zag. È una vergogna che tu sia incassato qua giù, ma riusciremo a tirartene fuori insieme, tu ed io. Allora, fendente ubriacante, il tuo attacco infligge sbornia. Premi, ottieni premuto quadrato per usare la tua arma principale. Subisci danni continui per 4 secondi, cumulabile fino a 5 volte. Il tuo attacco speciale infligge sbornia. Il tuo scatto infligge sbornia diverse volte dal punto da cui sei partito. E l'attacco speciale, vai, che è raro. Vai. È proprio lo scudo di Capitan America che rimbalza. Siccome infliggono fino a 5 volte danni continui, non è poi tanto malaccio. Dai, questo. Aio! Mi ha bloccato. Però ho preso, vai. Ora, da che voglio andare? Di qua. Ok. Prossimo. Perfetto. Delicious. Pomo del potere. Ho ottenuto un dono casuale. Il tuo attacco speciale infligge sbornia. Praticamente mi aiuta a potenziare da livello 1 a livello 2. Ottimo così. Poi ci sono doni in giro. Oggetti speciali no. Vai. Sai che tutto sommato non mi disgarba. Non fa ancora particolari danni, però mi piace questo scudo. Siccome colpisce più nemici in contemporanea, rimbalza. Aia, i teschi sono pericolosi. Perfetto. Allora, su, vabbè, mi sa che quello è l'unico luogo in cui possiamo andare ora come ora, sì. Quindi potenzieremo la nostra vita massima, buono. Quando hanno quell'aura dorata vuol dire che hanno una sorta di scudo extra. Fortunatamente può essere infranto molto facilmente. Attenzione. Okay. Vita massima più 25, ottimo. Questo sarebbe il caos, non voglio andarci. Piuttosto prendo la chiave. Quel luogo che avete visto era il caos per l'appunto, ma è pericoloso. Oltre al fatto che subisci danni per entrarci, i suoi doni non sono tra i migliori. Soprattutto considerando il fatto per l'appunto che hanno sempre una controfferta, si può dire. Anche se ne so, subisci tot danni per ogni volta che utilizzi quell'abilità, ad esempio. Buono. I doni di Poseidone sono buoni. Anche se i miei preferiti penso siano quelli di Zeus.
Bene, che... Ah, non mi ero accorto che quando colpisco i nemici li posso anche spostare di tot. Buono. Li allontana. Well, I must apologize for any inconvenience there, because he was a living testament to my revenge. Long story, boring really, rather sordid too. Stay strong. Grazie, zio. Allora, il tuo attacco infligge danni maggiori e sbalza via i nemici, questo è ottimo. Il tuo lancio danneggia i nemici in un'area e li sbalza via. E il lancio non lo uso molto spesso. Soccorso di Poseidone, la tua invocazione ti proietta in avanti e ti rende immune. Però questo, preferisco i danni. A volte cerco di usare anche un po' la strategia, però sono uno dritto per dritto. Io, ragazzi, preferisco fare le cose molto dirette. Buono, in effetti, ha fatto parecchio danni in più. E li proietta in avanti, per l'appunto. Quel tizio è pericolosissimo. Bene. Chiave presa. Allora, c'è solo quello? Sì. Ah, ok. Ottieni subito 25 in più. Passivo, ottieni il 20% di velocità di movimento. Questo sì. E questo, dai. E anche questo, che comunque anche ottenere un po' di... pietre preziose ci può tornare comodo più avanti. Ah, l'attacco di base subisce il 40% di danni in più e li scaraventa da lontano. Li posso buttare verso le trappole, tra l'altro. Bello questa cosa. Può essere molto comodo, e come? Non me la sarei aspettato. Athena! Lei ha un'abilità veramente bellissima, ragazzi. Quella di poter respingere i nemici quando faccio lo... di schivare. Quando schivo di mio, ha un'abilità che si attiva che danneggia i nemici vicini. Scatto divino. Il tuo scatto infligge danni, vedete, ecco. Resiste danni e attacchi nemici. Quando viene colpito causi danni in un'area e respingi brevemente gli attacchi. Il tuo scatto infligge danni e respingi gli attacchi nemici. Questo è utilissimo. Li può anche respingere alcuni tipi di attacchi. Molto utile. Ambrosia o chiave? L'ambrosia, perché mi permette di donarlo alle persone, agli NPC. Venite, venite, quella è una trappola, si attiva anche per voi tanto. Dai, venite. Trappolino. Perfetto. Madonna, lo scudo comincia a piacermi, con le giuste... i giusti doni. E visto? Quando... E gli faccio comunque danni, anche schivando. Perfetto. Allora. Proviamo questo. Che non mi ricordo cosa faceva. Perfetto. Faccio fuori tutti così. Oh no. Così sembro quasi invincibile. Però devo stare attento. Devo assolutamente potenziarle, la faccenda dei danni corpo a corpo, che poi allontana anche i nemici. Perfetto. Martello di Dedalo. Scegli un'opzione. Ecco qua, allora. Impeto del Minotauro. Il tuo impeto del toro ottiene
Un assalto potenziato infligge più 500% danni? Il tuo attacco colpisce due volte ma non allontana i nemici? No. Il tuo attacco speciale infligge 50 danni intorno a te quando lo afferri. Questo. Quel 500% di danni in più bisogna provarlo. Vediamo un po', eh. Questo. Questo potenzierà una mia abilità, quindi vai. Ah, ho capito qual è l'impeto. Quella slancio e colpisco. Può essere molto comodo, in effetti. Deve essere quello, no? Perfetto. Quale posso aumentare allora? Fendente burrascoso, tuo attacco infligge danni maggiori. Tuo attacco speciale infligge sbornia. Il tuo scatto infligge danni e li respinge. In realtà sarebbe... tutte e tre sono molto utili. Però questo però, dai, il secondo livello dell'attacco. Quello base. Poi. Oh, ripristina solo 32, vabbè. 50% danni attaccando i nemici alle spalle subito. Questo no. Non mi interessa, il tuo lancio infligge danni. Ripristina anche un po' di vita subito, vai. Vai. Teniamo un po' di soldi. Caronte, non possiamo acquistare niente da te purtroppo. Ehi, money, money, money. He's told me that the other Olympians are unaware he's lending his support to me. I'm curious to know what's going on. Thinking of asking Nyx. Caronte, Hermes mi ha detto che gli altri dei dell'Olimpo non sanno che mi sta dando aiuto. Vorrei tanto capirci qualcosa. Ma lui non parla. Tipo lo qua c'è? Con lui ho già finito, non devo più conversare o potenziare nulla, mi sa. Quindi, vai. A letto? Ma guarda un po'. Un boss, eh? Don't you ever compare yourself to me again, you trash. You want more pain? I'm happy to oblige. Attenzione! Ora è immune! Aglio già le trappole, me lo scordo sempre! Io ho fatto abbastanza danni, anche se stiamo subendo troppo e questa è la fregatura, devo starci attento. Dai che manca poco. Sei incavolata? Sì, sei incavolata. Sommato, sì, abbiamo subito anche più danni del previsto, ma neanche così tanti come mi aspettavo. Se non cadessi in continuazione dentro le trappole che ci sono nell'arena, sarebbe anche meglio. Perfetto. Furia sconfitta. See you later. I felt Aegis shudder.
taglia riscossa, sangue di titano, evaso da Tartaro brandendo scudo del caos. Ottimo. Procediamo. Tread lightly, boy. Thanks for the tip. Ripristiniamo i 60 punti vita. Possiamo spendere? Ottieni subito 67. Non ce n'è bisogno di questo. Con un tributo di sangue. Le trappole infliggono ai nemici. Perché no? I'll just take this one. E questo vendere no? My keepsakes. Ah, posso scegliere di cambiare una di queste? Ma no, per ora, dai. Mi sento a mio agio. So much for Tartary. Check. Getting warmer. Prati da sfodelo. No, non discendo nel caos assolutamente. Quanto è ispirato a roba come Dante, l'inferno di Dante, questa cosa, sicuro. Questo è ciò che più si avvicina, direi. Nella descrizione un pochettino. Vai così. Ma no, qui ci sono, qui c'è tipo l'idra, una cosa del genere, un'idra scheletrica. È un boss veramente tosto. Però per ora, almeno, a parte Ade in persona, il boss è più tosto. Soprattutto quando sono in due, è il Minotauro insieme all'eroe. Sono tostissimi quelli da buttare giù. Nyx's power. Il potere di Nyx. Parassita, vedete? Stiamo sbloccando anche descrizioni dei vari nemici che affrontiamo. Più li affrontiamo, più sbloccchiamo robe. Oh oh oh, le tre scelte sono difficili questa volta, ragazzi, Cosa scegliamo? Aumentiamo la nostra vitalità? Il dono di Hermes? No, questo, vai. Perché aumentiamo di livello le abilità che possediamo già. Alcune di queste sono veramente utili. Una gorgone! Che ovvio ha senso! Ti colpisce e ti tramuta in pietra! Perfetto! Quale aumento? Respingiamo di più gli attacchi, vai, a livello 2. Questa è una sfida! Sfida del forziere! Vai, facciamola la sfida! Che in genere è distruggi tot nemici o resisti all'attacco, sostanzialmente. Abbatti in fretta i nemici. Due nemici rimasti, dai. Perfetto, ho superato la prova. Vedete, però, sono calati da 50, sono diventati solo 31 come ricompensa. Ma va bene comunque. Allora, soldi o gemme? Gemme, vai! Amici, dove siete? Ready, Aegis? Attenzione, attenzione, questi sono pericolosi. Madonna mia, questo attacco che allontana è poderosissimo, mi piace. Yeah.
Ah già, ci sono alcuni mostri che una volta morti rilasciano degli esplosivi. Devo stare attento. Perfetto. Poi doni da prendere. Quello ci permette di vendere i nostri doni, quindi no, non mi interessa. Quale dei due doni? Ade? Uno che abbiamo già ottenuto? Ade, dai. Così otteniamo un dono completamente nuovo. Tanto possiamo ottenere fino a 4 doni potenziabili. Un mini boss tipo. Aio! Troppi danni abbiamo subito stavolta, eh? Devo stare più attento. Liscio. Ma ho subito comunque troppi danni. Oh, finalmente. E uno è andato. Bene. Ares, dio della guerra, il tuo talento nel dispensare morte è davvero notevole, caro congiunto. Secondo le mie stime, hai mietuto almeno un migliaio di anime laggiù, in gran parte già defunte, ma fa lo stesso. Allora, il tuo attacco... Attacco speciale, lancio, infliggono danni maggiori. Dopo essere sfuggito alla morte, infliggi danni maggiori per la durata di un incontro. Il tuo lancio, questo. E così aumentiamo pure la vita, non abbiamo altra scelta. Va benissimo. Beh, è tosto, questo, ragazzi. Perfetto. Dai, dai, dai. Così. Vita aumentata. Cosa posso acquistare? Subito. Questa. Istantaneo. Vai, così. A posto. Tra l'altro mi sa che ho raggiunto un altro livello. Sta brillando. Aio! Aumentiamo la vita massima, dai. Occhio. Dov'è, dov'è? Sta per morire. Aiuto. Ho subito troppi danni. Colpi e sono morto, eh?
trappola. Perfetto. Aumentiamo di livello un'abilità. Sì, perfetto. Chi? Il tuo attacco. Il tuo scatto, infliggere, spingi, bla bla bla. Il mio attacco solo base facciamo, vai che aumenta i danni, dai. Ottengo un diamante, buono così. Dai. Perfetto, una è andata. Per morire, aiuto! Ok, 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 così, ok, così. Vabbè, non importa, sono comunque sfuggito alla morte una volta. Immuni di nuovo. Perché ora nascono di nuovo le sue teste. Un andato. Ecco qual era il danno in questione, ora ricordo questa abilità qui. Dai, 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 dai. Prima devo eliminare queste, altrimenti non riesco a fare abbastanza danni. Ok. Sì, perfetto. Ok. Orecchino teschio salito di grado. Ottimo, siamo a livello massimo. Qui siamo a posto. Andiamo avanti. Allora, i nemici uccisi hanno il 15% di probabilità di lasciare cadere. Sì, perfetto, questo ci può tornare comodo. In realtà era meglio questo, ma vabbè, dai. A questo punto ancora un altro livello. Infligge il 30% di danni quando è la salute al di sotto. Dai, continuiamo a tenerlo questa.
terzo livello. Campi Elisi, se non mi sbaglio. Yes. Time to pick a fight. You know, if I was permanently dead, maybe I wouldn't mind all this. Vediamo un po', vediamo un po' questo. Un dono da parte del dio della velocità. Perfetto. Bene, è vero. Ha lasciato andare un po' di vitalità, che è molto comoda. Già soltanto deviare gli attacchi è molto comodo. Perfetto. Messaggio da parte per te dall'Olimpo, capo. Dice: si sta proprio bene qui sui monti, senza dover fuggire dagli abissi dell'oltretomba. Raggiungici presto, ti va? Allora, il tuo attacco speciale è più veloce. Hai la possibilità di schivare automaticamente quando vieni colpito. O questo o questo. Attacco speciale che è più rapido potrebbe tornarmi comodo. Questo, vai. Attacco speciale sarebbe questo. Il fatto che sia più veloce è molto più comodo, in effetti. Velocità innanzitutto, dai. Oscuri il Capitan America. Mi piace. L'ho rivalutato, all'inizio non mi piaceva, adesso invece sì. Perfetto. Quale scegliamo dei due? Oh, questa è la sfida. Ripristinare fino a 100. Bene, bene, forza, eliminiamo il più velocemente possibile. Abbatte in fretta i nemici, forza. Sei rimasti, sei rimasti. Ok, purtroppo non ho ripristinato granché, forse sono messo anche peggio di prima. D'accordo, questo. Ci conferisce un dono. Ok, si è attivato Orchino Teschiato, che fa, ci permette di ottenere più danni, o meglio, di fare più danni. Perfetto. My weapons, hidden talents.
il tuo attacco scattante in un'area più ampia. Mentre scatti il tuo attacco speciale è più rapido e infligge 200% di danni. Never been a finer shield. Questo immagino. Vai. Athena! Il tuo dono. Aia, stiamo per morire. E vabbè, c'è da aspettarselo, però siamo, ci ha ripristinato la vita. Qui è troppo incasinato, purtroppo. E hanno tutti gli scudi. Così. Troppi danni! Perfetto, dai! Il tuo lancio infligge danni? No. La tua invocazione ti rende brevemente immune. Le tue abilità respingenti lanciano i nemici, lascia i nemici scoperti. L'invocazione non l'avevo, quindi potenziamola. E questa. A breve moriremo, ragazzi, eh? Ah, eccoti qua. Ti offro qualcosa, dai. Lì c'è una roba che lampeggia in basso a destra. Vedete, ragazzi, dobbiamo leggerla. Ehi, ascolta, so che stai passando un brutto momento e forse questo non è il tipo di aiuto che vorresti, ma vorrei che prendessi questo. Taking pity on me then. Well, I've no pride like many others here, so I shall take it. So let's make ok, tu doni qualcosa a me, io do qualcosa a te. I am most grateful to you, sir. Lancia spezzata, una nuova abilità, un oggetto, diciamo, ecco qua. Something wrong there, sir. I mean, shouldn't you be up and about competing? E devo ancora parlarci comunque. Quindi ci donerà qualcosa. What's the use? Let's say we fought, if anybody asks. Now go. I've no quarrel with you. Besides, I'll just remain here comfortably at rest for some Allora, ripresa tutte le occasioni. Ripresa al 30% al tuo ingresso. No, questo. Tanto stiamo per morire, quindi bene, grazie. Ci hai ripristinato quello che ci serviva. Un aiuto insperato, ragazzi, veramente. Moss-covered chambers, carved of stone, stand untold numbers of eternal monuments in tribute to the greatest heroes which mortality can offer, there to honor them in life as well as death. This place is near as gloomy as the house. Questo posto è deprimente quanto la dimora di mio padre. Quindi, queste. That one's regenerating.
Quello non era ancora morto del tutto, si stava rigenerando, infatti. E uno è andato. C'è ad aspettarselo. Non importa, sono tornato in vita almeno una volta. Sono stato reso immune per un po' di tempo agli attacchi nemici, infliggendo proprio danni. Dai! Non te lo permetto di rigenerarti, eh. Ecco fatto. Contro il muro. C'è proprio una cosa legata al fatto che l'abbiamo inchiodato al muro. Perfetto. Chiave. Perfetto. Aggiornati, va bene. Allora, ripristina Super 74. Sì. Le trappole infliggono più danni e otteniamo anche un po' di gemme. Dai, non mi lamento. Che poi sono oggetti questi che permangono anche dopo la morte. Gli unici oggetti che non rimangono sono le abilità donateci dagli dei e basta. Quelle ritornano a zero ogni volta. Dai. Colpendo le spalle faccio più danni. Aia! Si è bloccato lì! Continuiamo a colpire all'infinito, vai! Bene! Già,
fugge la morte, ma è l'ultima volta. Dai. Per morire. Ok. Questa volta non ce la facciamo, ragazzi, eh? Stiamo per morire comunque. Uno sputo e poi siamo morti di nuovo. Attacco speciale infligge spornia. La tua invocazione ti rende brevemente immune. Questo, vai, che infliggo più danni. Posso parlare di qualcosa? Di qua, vai, procediamo. Rematch. Rivincita. Sì, stiamo per morire comunque. Salto tutto, ragazzi. Inutile che conversiamo con loro, tanto moriamo subito. Ne valsa comunque la pena, è stato divertente. Capite anche voi che il gioco è veramente divertente e ti peglia parecchio. Peccato. Beccare proprio loro qui è stata una sfiga incredibile. Purtroppo è andata così. Losing to Theseus. Sconfitto da Teseo. Qualcuno con cui conversare qui? Qui no. Con te, padre, suppongo. I understand that you created quite a stir within Elysium. An all-out brawl within eternal paradise. You call that paradise? Lo chiami paradiso, quello? È solo un mucchio di anime annoiate che smaniano per occasione di sentirsi di nuovo vive. What would you know of it? The greatest mortals have their every need fulfilled within that place. Dread to hear what they shall say of all of this. You'll find out soon enough. Avrei abbastanza soldi a decorare. Oh, hello, Zagreus. I was just wondering if you had ever heard of any other court musicians who had lost the will to sing. Your father's asked me to explain myself, and honestly, it has been rather difficult. If it's any consolation, mate, I'm certain every single undead court musician serving in the throne room of the God of the Dead has been through everything you're going through. Con lui non posso fare altro per ora. I saw you took possession of the list of minor prophecies of the three fates. As ever, I should never have doubted my daughter's expectations. I was uncertain you had necessary guidance to select it from among the house. Dato che ha acquisito la lista delle profezie minori delle tre Moire, come sempre non v'era da dubitare delle aspettative delle mie figlie. Pensavo che avesse le informazioni necessarie per selezionarla fra le tante offerte. Se mi si offre qualcosa chiamata lista delle profezie minori, molto probabilmente me la prendo. Anche se da come ne parli sembra che ci sia dell'altro che io debba sapere. Dovrei forse preoccuparmi? You know exactly what is necessary and no more. I know better than anyone never to tamper with the fate's design. Though if they had cruelty in store for you through their list, I think that I would warn you anyway. That's somehow reassuring. Oh! Blood and darkness Megera!
Sangue e tempo, lasciami in pace, nazioni. Ho di meglio da fare che tenerti compagnia. Non posso donargli nulla a lei, no, eh? Oh, Prince, I'm supposed to be at work, so I can't talk, ok? Ma lei perché fa sempre così? È imbarazzata per noi? Per qualche motivo? Dai! Achilles in the spotlight. Allora, che c'è in magazzino? Nettare. Allora, per sbloccare armi infernali e talenti dello specchio della notte. Ok. I'll sleep when I'm dead. Non posso dormire, però posso, dovrei poter tornare indietro comunque, vero? Sì. Sì, dai. This looks like a shoulder to cry onto you, boyo. Allora, vediamo un po'. Nuovo. Per ora questo è lo scomparto privato, non posso fare niente. Cosa fa questo? Allora, infliggi 30% quando sei almeno 35. Ok, questo cosa fa? Lancia spezzata. Dopo aver subito danni diventi invulnerabile per un secondo. Disponibile dopo 7 secondi. Potenziato potrebbe essere molto utile. Se solo si potessero equipaggiare più doni, ma penso che forse in futuro sì. Lo scomparto quale che sia il contenuto rimane per ora un mistero. Spero che dopo ci sia. Non lo so se c'è un potenziamento che ti permette di selezionare più mementi. Per ora solo uno, a quanto pare. Posso potenziarlo. Danni, attacco e attacco scattante. Sembiante del caos. Dopo ogni impeto del toro, il tuo prossimo attacco speciale lancia scudi multipli. Ah, il tuo attacco speciale diventa un disco saettante. Ma ne servono due. Questo niente per ora. Che se faccio? Aumento o sblocco? Non posso? Ah, giusto, così devo fare, ecco. Che faccio? Questo o questo? Attacco e attacco scattante. La forma in cui lo scudo del caos si è inizialmente palesato. Questo, dai. Dopo ogni impeto del toro, il tuo prossimo attacco speciale lancia scudi multipli. All right. I get the feeling I'm being watched. Ok, così. Riproviamo. Voglio vedere per bene. Così è un attacco e fa 15. Dopo l'impeto del toro, che dovrebbe essere questo. Attacchi multi, infatti 38 fa. È variabile a quanto pare. Ecco che è tornato. Allora, torniamo indietro. Qui posso fare qualcosa? Aumento un pochettino i soldi, dai. Con un po' di denaro in più. Svela due nuovi talenti celati dallo specchio. Ma me ne servono ben 20 di chiavi, quindi per ora niente. Prophecy's been added to the list. Le varie profezie non sono altro che sfide da sbloccare sostanzialmente man mano che avanzi e portandole a compimento ottieni delle ricompense. Mm.
Anything good? Per conoscenze intime, articoli speciali o scambi commerciali. Conoscenze intime. Immagino che le conoscenze intime si sblocchino man mano. Ecco. Offro a te qualcosa. Hey Meg, I thought I'd better hand this over. Certo, te lo confisco subito se vuoi. Ma ti avverto, non c'è modo di corrompermi. Ci hanno provato in molti. Hey, I'm just handing over contraband to the appropriate authorities. Think nothing of it, Meg. Just doing our jobs, right? Aggiornato. Ma guardate quante ne ho da fare. Per diventare veramente intimo, intimo, e quindi darle l'ambrosia, mi sa che devo aumentare quel livello parecchio di più. Qualche decorazione? Una cosa sola. Ambrosia servono... sì, ok. Chiave di titano per 3. Per 25. E perché no? Vai. Però mi mancherebbe una chiave. Dai. Così prendo un nettare e sono contento. Io aumento... Posso aumentare di più il livello? Lo posso fare solo una volta per personaggio, vero? D'accordo. A te, padre, posso dare qualcosa? Cerberus deve essere appisolato da qualche parte. Qui è ancora inaccessibile, figuriamoci. A lei l'ho appena dato, quindi nulla. A lei, dai. You honor me, my child, although I dread that I am not deserving of such generosity. There is no need to flatter. Sì, invece. Be that as it may, Nix, I would still like for you to have it. Bene così. Buono. Claim denied. Quindi non c'è altro che magari posso fare. Visto che tanto non sono intimo con nessuno, potrei sfruttarlo per ottenere il sangue di titano e potenziare un'altra, ancora una volta, un'arma, per esempio. It's a deal. I need to get my hands on more ambrosia. Ok. Calamo da pesca, pezzo unico, estrae creature di fiume dell'oltretomba, un oggetto speciale di cui non potrai fare a meno. Prendiamolo, che sono curioso. Non vedo l'ora di scoprire quali orribili creature riuscirò a tirare su con questo. Questa sembra simpatica. Questi sono abbellimenti generali, intercambiabili. All'ovest, guarda quanta roba. Sala comune, poltroncini in pelle nella sala comune, stanze private, musica di corte che bisognava usare appunto i diamanti. Pff, quanta roba bisognerebbe fare, ragazzi, quanta roba. How many times has it been? Qui ho già fatto, vero? Sì. Aegis. My aspect of Aegis became stronger. Chaos. Quale? Chaos. Myself. Good to go. Questa è la forma base con cui si presenta. Chaos. Ok. Però in realtà adesso non vorrei riprovare di nuovo da capo. Giusto per vedere una cosa. Dove funzionerà?
il fatto di poter pescare. Oh, subito così, buono. You're nothing like your father, Zagreus. I mean that as a compliment. He cut himself off from the rest of us many times. Allora, il tuo attacco è più potente, respingi attacchi nemici. Il tuo attacco speciale è più potente, respingi. Il tuo quale dei due? L'attacco speciale o l'attacco di base? Attacco di base prima, vai. Buono così. Vediamo fin dove riusciamo ad andare avanti, velocemente proprio. Forse era meglio l'attacco speciale che respinge, perché preferisco stare alla distanza di sicurezza, ma va bene lo stesso, dai. La prossima aumenteremo quell'altra. Ok. Vai. Così siamo già a livello 2, ottimo. Soldi, soldi. Una chiave, ottimo. Sì. Un dono, mi sa, a caso. Aio! Devo stare attento quando colpiscono. Allora, ecco qua. Il tuo attacco speciale può rimbalzare fino a 4 volte in più prima di tornare a te. Questo potrebbe essere comodo. L'attacco speciale più rapido infligge subito 200, perché no, vai. Ottimo, l'ambrosia. Bene così, bene così. Allora, poi... Poseidone, assolutamente. Ha degli ottimi doni. Mini boss. Questi sono tosti, eh. Ma poteva andarmi peggio. Bene, con le giuste armi e le giuste abilità, vedi come funziona bene. Dovrei potenziare anche con gli altri dei, in effetti. Ma prima vorrei donare l'ambrosia sempre ai comprimari, agli NPC, diciamo, prima. Sì, 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 ok, compensazione, bla bla bla. Vediamo subito l'abilità. Attacco e attacco speciale sono più potenti per i primi 10 secondi. Ah, il tuo attacco speciale infligge danni maggiori e sbalza via i nemici. Questo. Concentriamoci sull'attacco speciale, vai. Ed è perennemente in quella maniera, non per i primi 10 secondi e basta. Vedi? È cambiato anche il modo in cui si approccia. Perfetto. Chiave, poi da che parte? Questo. Non mi ricordo se il sacco era...
Ah sì, il sacco è Caronte. È sempre un piacere. Allora, acquista una cosa a caso? Che cos'è? Perfetto. Il tuo lancio? No, il tuo scatto fa battere a 7 sui nemici. La tua invocazione scaglia 7 raffica sui nemici circostanti. Se posso ottenere la stessa cosa all'infinito. Questa, vai. Thunder and lightning. Allora, questo, dai. Se è così o che è così. L'ho bloccato al muro, eh? Ancora? Ah! No, non mi faccio fregare, forza. Perfetto. Cosa aumento? Il tuo attacco speciale infligge danni maggiori a scatto. Il tuo attacco potente, quello normale, più potente. L'attacco speciale, vai. Sfida speciale per ottenere qualche pietruzza che può tornarci comodo. Abbatti in fretta i nemici, dai. Perfetto. Purtroppo non sono ancora abbastanza rapido da ottenerli tutti insieme, il che è impossibile. Uno si consuma per forza. Oh, mi piace quando muoio con un colpo solo. Gemme. Ripristiniamo la vita. E velocità di movimento, perfetto. Danno maggiorato e velocità di movimento. Passive. Aia, allora, quando ci sono questi, che sono doppi doni, vuol dire che c'è una sfida. O scegli l'uno o scegli l'altro, l'altro dio si risentirà con te. Quindi preferisco evitare e aumentiamo la vita, dai. La vita massima, più che altro. Quando ricevi doni dagli dei è meglio riceverli singolarmente, almeno non si incavolano. Se non c'è niente di meglio, scegliere quello semmai, però se c'è la possibilità di scegliere qualcos'altro, sì. Ok, vita al massimo di nuovo, dai, quell'altro era Caronte, in realtà poteva tornarci utile, ma vabbè, vai. Bene così. Meg.
For all we've been through, never once have I wanted you to meet my sisters. E certo, perché ti voglio tutto per me. È questo quello che dici in realtà, sotto sotto, tra le righe. My only regret was that you couldn't be there yourself. You don't know what you're saying. There's a reason that they're not permitted in the house. Oh, come on. One of us is going back there. Ok. Ah, è riuscita a colpirmi, peccato. Oh. Rimbalza proprio sulle pareti, sulle strutture, bellissimo questo scudo, davvero. Forse diventa davvero la mia arma preferita. Questa tecnica è fastidiosissima. Manca poco. Forse si pronuncia Megara, ora che ci penso. Tipo la bella di Hercules. Megara. Do bathe yourself in magma when you get that. Moving on. Sì, sì, mi getto nel magma. Allora, non ho bisogno di ripristinare fino al 100%. Questo ce l'ho di già attivata, mi sembra. Assicuri la presenza in un porto del caos? No. Riattivo, perché mi sa che si era disattivato quell'altro. Vai, quindi lo attivo comunque. L'unica che mi interessa, vai. Love that sulfur smell. Che odorino di zolfo. Dai. Ormai facciamo quest'ultima run, ragazzi. Vediamo un po' come ce la caviamo. Aia. Perfetto. Allora, cosa scegliamo? Atena, assolutamente, vai. Here.
Aio! Ero in mezzo alla lava, dannazione. Perfetto. Allora, tua invocazione, sfuggire alla morte, ti rende immune più a lungo, il tuo lancio infligge... Ah, non è granché queste, nessuno di queste è granché. Ma ripristina utilizzo, vai, vai. Ti rende immune e ripristina utilizzo, nel caso dovessi morire. Sfida forziere, perché no? Facciamolo sempre, se necessario. Perfetto. Blood and darkness. Niente male, dai. Quale dei due? Questo qua. Punto esclamativo. Senti, ah, che musichetta. Ciao, ti offro qualcosa. Proprio l'ingrediente è un ridice. Proprio l'ingrediente che mi serviva. Grazie davvero, tesoro. Sai, non sei poi così male come si dice in giro. Oh, don't worry, we're still getting to know each other. Plenty of time for me to live up to my notorious reputation. Though I'm surprised you've heard of me at all. You know, I've never met a nymph before. You're closer to the gods than mortals, right? Yeah, gods that can die. How is that fair? Ha un'idea che non può morire? Sì, ti pare giusto? Con me è bastato uno stupido morso di serpente. Riesci a immaginare nulla di più imbarazzante? I know the feeling better than you might expect. Well, I was going to end up here sooner or later. Might as well while I'm still looking good. Though, I guess you do kind of get to lock in whatever age when you register. Bet everybody dying of old age pushed that one through. Allora, Eurice offre diverse pietanze. Cosa fa? Di questi. Una privatezza, fino a 4 doni a caso ottengo un livello più 1. Una rara e fragrante libagione. I prossimi 3 doni che ricevi avranno rarità superiori. Questo, vai. As you wish, your royal majesty. Wow, that's good. Arrivederci, Euridice. Here goes nothing. Perfetto. Devo distruggere lo scudo. Perfetto. Ottimo. In the name of Hades. Ok. I tuoi abitanti spingenti lasciano i nemici scoperti. Quando viene colpito causa i danni, un'area respinge brevemente gli attacchi. Vai. Nel caso venissi colpito, e vengo colpito molto spesso, può esserci comodo questa abilità. Questi maledetti lanciano le bombe a tradimento. Vai, bravo, vai nel fuoco che ti fai male. Perfetto. Perfetto.
si è attivato, visto l'abilità. Per un attimo si è formato uno scudo di protezione accanto a me, che respinge i nemici. Ma solo quando ricevo danni, per l'appunto. Ma visto che per me è impossibile non ricevere danni, è una buona abilità, tutto sommato. Mi fa guadagnare un attimo di tempo, almeno. Allora, cosa? Chiave. Ma prima questo. I nemici uccisi hanno il 15% di lasciacca di qualcosa, perfetto. Passivo al tuo attacco speciale infligge 40% di danni. E velocità di movimento, dai. E usiamo questa per la chiave. È vero che mi sembra che l'attacco speciale fa molti più danni. Io ho acquisito velocità, effettivamente. Guardate quanto sono più veloce rispetto a prima. Perfetto. Ben due chiavi, ottimo così. Quale di questi? No, Caronte non mi interessa, voglio aumentare l'abilità di livello, vai. Quale? Attacco speciale, aumentiamo l'effetto dell'attacco speciale. I danni che può subire i nostri nemici, dai. Dagli di idra. Avendo lo scudo, poi di base già respinge gli attacchi, avete visto? Anche senza un'abilità speciale, semplicemente perché abbiamo lo scudo. Ok. Aio. Avanti. Che arriva tra poco. Ok, va bene, vai. Ok.
capito, ragazzi. Mi sa che devo staccare. Il tempo di vedere un po' se riesco a battere questa tizia. E poi stacco qua. Sono arrivati dei tecnici che devono controllare un attimo alcune cose in casa. Per una cosa che già vi avevo accennato molto tempo fa. Perché dobbiamo rifare un impianto elettrico, una cosa del genere. Quindi devono controllare un po' tutte quante le cose. E sono venuto a fare una sorta di controllo generale. Speriamo non ci voglia tanto per far poi tutto questo. Quando faremo questa cosa, ragazzi, perché mi seccherebbe rimanere troppo a lungo senza poter fare niente. Però voglio almeno sconfiggere l'idra e poi la stacco. Tanto basta salvare. Attenzione. Vai che... Ecco, ok, sfuggito alla morte, tra l'altro. E dovrebbe ripristinarne una, no? Quando sfuggiva alla morte doveva ripristinarne una, forse. O forse no, non lo so. Forse lo ripristina quando cambiamo aria, è possibile. Attenzione. Ragazzi, dai, dai, dai. Perfetto. È ora di staccare, ragazzi. Abbiamo finito. Ida sconfitta. Perfetto. Vai. Lasciamo la zona. Non c'è alcun paradiso a attenderti, ragazzo. Ripristiamo questo. Vediamo un po' qualche dono. Sì, ripristiamo il 44. Danni inflitti, porte del caos non mi interessano. Possiamo andare, procediamo. Purtroppo i campioni di quest'area sono Minosse, il Minotauro, quello che è. Quindi sono tosti comunque da abbattere. Ok. Abbandonare questo tentativo di fuga? Progressi salvati meno di un minuto fa. Ok, va benissimo così. Se abbandoni la fuga ritorni all'Ade. Non mi va questa cosa. Ok, ragazzi, è arrivato il momento di salutarci. Spero che il video vi sia piaciuto. Come al solito vi chiedo di lasciare un bel pollice in su se vi è piaciuto e volete vederne altri. Iscrivetevi sia al nostro canale YouTube che al nostro canale Twitch. In entrambi i casi attivate la campanella degli avvisi per rimanere sempre aggiornati. Voglio ricordarvi che le nostre live possono essere in qualunque giorno della settimana. Per sapere quando andate a visionare la sezione programmazione e informazioni di Twitch, dove trovate una lista sempre aggiornata quotidianamente per quanto riguarda orario, date e argomento delle live. Vi ricordo poi che da Twitch le nostre live vengono poi successivamente ricaricate sul canale YouTube Corsa Videoludica, dove trovate sempre un video in anteprima ogni martedì, giovedì e sabato pomeriggio. Ancora una volta, ragazzi, vi ringrazio, vi saluto, ci vediamo nei prossimi video e nelle prossime live. Ciao a tutti.